Eleonora, oggi prepareremo un piatto sicuramente sfizioso, salutare, che ci permette anche di consumare quello che abbiamo nei nostri frigoriferi e che tante volte resta dimenticato. L'ingrediente di base è qualcosa che conosciamo bene, penso anche rispetto alla sua tradizione. Certo, è la verza e questa si usa in tanti modi e come tutti gli ortaggi si presta benissimo ad essere utilizzata negli sformati. E per fortuna è una cosa che abbiamo anche qui in monastero e che possiamo raccogliere fresca ogni mattina. In genere si dice cotto e mangiato, nel nostro caso raccolto e mangiato. Prepariamo lo sformato di verza al forno. Per 4 persone servono una verza, un porro, 100 g di provola dolce, 4 uova, 50 g di farina, 40 g di panna da cucina, mezzo cucchiaino di lievito in polvere, mezzo cucchiaino di amido di mais, sale e pepe quanto basta. Questa è la verza, guarda che bella, la raccolta. Wow. Stamattina direttamente la madre. Noi tutte le mattine ci alziamo alle 5:30, fino alle 8:30 dedichiamo il tempo alla preghiera e subito dopo dalle 9 siamo al lavoro e ovviamente uno dei primi dei lavori è quello della raccolta degli ortaggi in orto. Uno dei primi comandamenti è quello di coltivare la terra e di riprodurla, quindi certo. È uno delle prime nostri lavori sicuramente. Tra l'ora tet lavora e lo studio non rimane molto tempo libero. E quando mi capita stare semplicemente all'aria aperta, all'orto, in mezzo al verde, è una cosa che mi piace molto. Togliamo prima la parte del fondo della verza e poi viene tagliata a listarelle. Io mi occupo del porro e lo taglio facendo pezzettini fini fini. Ma te, Miriam, sei proprio cresciuta proprio in centro Napoli, Napoli? Sì, più Napoli di dove abitavo io non era, perché abitavo tra il carcere e la stazione, quindi era centralissimo. Ma per caso sei anche tifosa del Napoli? E ci mancherebbe, ognuno a Napoli è tifosa del Napoli, per forza. Ah? Ma sei mai andata allo stadio a vedere le partite? Ovvio, prima di entrare in monastero ci andavo sempre. Nonostante sono in monastero, ogni tanto mi informo i risultati del Napoli, come va, come non va, che poi in famiglia non se ne poteva fare a meno. E la passione del calcio è rimasta. Se la verza è pronta, possiamo iniziare a metterla in acqua calda, nella pentola. L'acqua l'abbiamo precedentemente già riscaldata, per cui è già in ebollizione, e adesso mettiamo un pochino di sale nell'acqua, così che si scioglie subito. E poi mettiamo la nostra verza. Mi raccomando che la nostra verza deve solo sbollentare un attimo, perché poi verrà cotta al forno e deve restare croccante, non deve essere molla molla. A posto. Bene, allora Miriam, prepariamo in 2 ciotole separate. Io la panna con le uova e tu invece l'amido di mais con la farina. Perfetto. Il fatto che in questo sformato ci sarà la farina insieme all'amido e al lievito è perché comunque questo sformato un pochino crescerà, lieviterà un pochino. Allora io adesso immergo la farina, mezzo cucchiaino di amido di mais e mezzo cucchiaino di lievito in polvere. Bene, io allora invece unisco le 4 uova con la panna. Mentre io ho preparato questo, Eleonora, do una girata alla verza che è sul fuoco. Mi sembra un'ottima idea. Yeah. Quasi terminato la sua sbollentata. Una curiosità, Miriam, da sapere e da conoscere è che la verza veniva utilizzato molto perché era una di quelle cose che si coltivava facilmente ed era importante perché soprattutto in quelle terre dove non c'erano gli agrumi, che quindi non si aveva fonte di vitamina, e la verza invece ne è ricca e quindi questo poteva essere un ottimo sostituto. Per questo dalle nostre parti se ne coltiva meno, perché di agrumi siamo pieni, sì. Specialmente i limoni di Sorrento sono spettacolari. Ecco, è terminata la sbollitura della verza, che adesso riponiamo in un altro recipiente. La sbollitura? Ma come parli? Vabbè, ho un po' italianizzato qualcosa che è in napoletano, va bene lo stesso, mica si può essere sempre precisi, puntuali. Va bene, dai. Io unisco i 2 impasti
quindi l'uovo con la panna e la farina. Perfetto. Bene, allora mentre io sistemo questo impasto, tu direi che potresti iniziare a preparare la pentola da poi infornare, in okay. cui poi fare una base di burro okay. affinché la verza non si attacchi. Ok. Chi non piace il burro, eventualmente si può utilizzare anche un goccino d'olio e poi dopo lo si stende per bene sia sui bordi della teglia che sul fondo. Mettiamo tutta la verza all'interno della teglia. Adesso a questo aggiungiamo il nostro porro e poi lo mescoliamo. Nel frattempo io inizio a tagliare l'ultimo ingrediente, giusto? Perfetto. La provola. Sicuramente la provola dà quel tocco in più perché è campano, capito? Un po' di vitalità sì. in questo sformato, sennò... Adesso non esageriamo qua con la Campania. Sai perché si chiama provola? No. Perché addirittura doveva essere una prova. Era la prova della filatura di un formaggio. Poi invece era talmente buona che ne hanno fatto un formaggio a parte. Ah, hai capito. Meno male però che il nostro sformato non è una prova, ma una certezza. Almeno gusta, una certezza. Benissimo. Adesso immergiamo tutto il nostro primo impasto dentro alla verza col cipollotto. E tocco finale, questa bella provola. Chiaramente se non avete la provola in casa potete utilizzare un altro formaggio morbido come la mozzarella ad esempio o il tipo di formaggio che più vi piace. Ok, come avete visto la preparazione di questo piatto è stata molto facile. A volte può essere un salvacena che potete fare con qualsiasi altra verdura avete in casa. Adesso lo mettiamo in forno per 30 minuti a 170 gradi. Capolavoro. È bellissimo. L'importante è che tutta la provola si sia sciolta omogeneamente sopra. E ha fatto anche questa bella crosticina. Non ci resta che assaggiarlo? Assolutamente. Allora, facciamo le nostre porzioni. Vediamo laterale. Vai. Filante. Eccolo qua. A te. Grazie. È venuto proprio bello alto, guarda com'è cresciuto l'uovo e tutto l'impasto che abbiamo messo dentro. E guarda questo che bello arrotolato. Filante al punto giusto. Adesso lo assaggiamo. Assolutamente. Buon appetito. E buon appetito. Buonissimo. È proprio vero che anche con degli ingredienti poveri, una ricetta molto semplice, però si riescono a fare delle cose molto buone e gustose. Sì, davvero ricche di sapore e di bontà. Formato di verza al forno, dalla Cucina delle Monache, direttamente a casa vostra. Per preparare lo sformato di verza abbiamo sbattuto le uova in una ciotola insieme alla panna. Nel frattempo, in un'altra ciotola, abbiamo mischiato la farina con l'amido di mais e il lievito. E una volta pronti, abbiamo incorporato le uova sbattute. Abbiamo tagliato la verza a listarelle sottili e sbollentata in acqua calda per qualche minuto. Nel frattempo abbiamo tritato il porro. Una volta scolata la verza, abbiamo aggiunto il porro e l'abbiamo messo in una teglia precedentemente imburrata. Abbiamo coperto con la pastella ottenuta dalle uova e farina e guarnito con la provola a dadini. Abbiamo infornato a 170 gradi per 30 minuti circa e servito.